Angelo Colella, direttore di Confcommercio Taranto. Un clima davvero esasperato, però questa rabbia, questa esasperazione si giustifica e trova le sue radici nella mancanza di dialogo. Nonostante gli appelli dell'organizzazione di categoria Confcommercio Taranto, appunto, non c'è stata alcuna risposta. Di qui appunto certe prese di posizioni dure ma sacrosante, inevitabili. Ma 3 anni fa, la stessa giornata di oggi, il Consiglio Comunale votò un documento che impegnava l'amministrazione a fare delle cose che dimostrassero attenzione verso la categoria del commercio. Si parlava di detassazione, si parlava di riqualificazione urbana. In questi 3 anni non è successo niente di quello che si era detto. Nel frattempo il tempo sta correndo e problemi gravissimi si vanno acuendo. Penso al tema dell'abusivismo, penso al tema della mancanza dei parcheggi, penso a una città a Natale spenta totalmente solo perché quest'anno i commercianti non hanno avuto la voglia di impegnarsi nelle attività di animazione. Tutte queste cose insieme, in un contesto in cui perdiamo decine e decine di attività, quest'anno siamo già a meno 75, in 5 anni abbiamo perso 3.000 posti di lavoro nel commercio, è chiaro che non è pensabile che non ci sia manco un momento di confronto, perché nonostante lo si è chiesto sul POMS, sull'animazione, questo non è avvenuto. È chiaro che poi si arriva all'esasperazione. L'esasperazione dimostra che la protesta non è strumentale da parte del commerciante, ma è figlia di un disagio reale di chi non riesce a mandare l'azienda avanti, non riesce a pagare gli stipendi. Ecco, noi ci chiediamo se è pensabile che un'amministrazione comunale non debba dare attenzione a migliaia di posti di lavoro che vanno via, al contrario di quello che avviene per risolvere i piccoli problemi di questo o quel soggetto. Questo è il tema che porta i commercianti e l'associazione non può che seguire i bisogni e farsi interprete. Un rammarico che le altre associazioni di categoria non erano presenti. Ma noi siamo l'associazione del commercio e qui oggi stiamo parlando soprattutto dell'impresa diffusa, del commercio, del turismo, quindi dei ristoranti, dei bar, dei negozi, dei tabaccai, e quelli li rappresentiamo noi e siamo qui noi. Vi dico che a breve faremo delle iniziative con i colleghi dell'artigianato su cui, diciamo, concordiamo perché l'analisi è condivisa. Questa era una tra virgolette vertenza che è partita a luglio da noi, e a luglio, nonostante abbiamo messo i 3x6 per strada per sottolineare il nostro dire, non siamo stati chiamati da nessuno. Cioè non c'è stato nessuno che abbia detto: ma com'è possibile che una categoria esprime un disagio così forte? Nessuno si è posto il problema di approfondirlo, e già questo in sé è un elemento di degrado della democrazia e del confronto territoriale.